Benvenuti in questa nuova live. Oggi faremo la finale dell'Europa League BKT con il Lecce. E niente, siamo contro il PAOK. La presentazione già l'ho fatta ieri e ho fatto vedere anche la formazione e anche i sostituti, cioè la panchina. E niente, cominciamo ragazzi, cominciamo questa ultima scalata per risalire in calcio A. E niente. Ieri purtroppo siamo retrocessi in Europa League BKT, dopo essere arrivati terzi nel girone con 9 punti, a un punto di distacco con l'Auxerre, che se non vinceva noi potevamo andare agli ottavi di finale, solo che purtroppo ha pareggiato contro il Club Brugge, ci ha scavalcato ed è passato agli ottavi di finale. E noi siamo retrocessi in Europa League BKT. Io pensavo che però l'Europa BKT funzionasse come la Champions League BKT, e invece mi sono ritrovato la finale secca, e la finale sarà Lecce-PAOK. Io spero di vincere, ragazzi, perché vorrei ho il sogno di ritornare in calcio A. Adesso dobbiamo allenare Tumminello e Scavone. Entrano Ah, Varela e vabbè, i giocatori del PAOK. Vai, Scavone. Il PAOK è tosto, ragazzi, ve lo dico. Un po' tosto. Tumminello. Cerca Scavone. Cross. Ah, Varela. Dai, che abbiamo ancora altri 3 tentativi. Ragazzi, l'allenamento serve. Ah. Dai, l'ultimo. Vai, Palombi. Ah, Crespo l'ha spazzata via. F. Vabbè, ci sta. Comunque, ed ora si gioca allo stadio. Vediamo che stadio è. Un saluto a Si tutti gli gioca amici allo di stadio Pano Villa e Park, la Stefano finale Nava. dell'Europa È la League finale, è BKT. andato a Si sfidano sbagliare. Si Lecce gioca e la sua PAOK. concentrazione, la lucidità per evitare i cali di tensione. I dettagli possono essere decisivi in una partita così importante e così delicata. C'è una favorita, Stefano? Ah, Pier, sulla carta entrambe le squadre partono con il 50%. E chiaramente le percentuali possono cambiare da un momento all'altro. Basta un gol, un episodio, può succedere davvero tutto. L'unica è aspettare. Tra poco vedremo le formazioni. Vediamo la formazione Formazione titolare. Lecce. Il tecnico ha optato per un 4-4-2 più aggressivo rispetto a quello classico, con una linea piuttosto alta. Chiaro il piano tattico dell'allenatore, con i centrocampisti che saranno chiamati a turno a dare una mano alle punte e ad inserirsi da dietro. Ecco la formazione Formazione iniziale. PAOK. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Ci sta il Kaduri, l'ex Napoli. Grande Omar. La UEFA Europa League ha la fama di essere un po' snobbata dalle big del calcio europeo, e però. Aspettate, fatemi togliere il trainer prima di cominciare questa finale. Ok. No, se andiamo a guardare l'Albodoro, troviamo grandi squadre Comincia come Lecce Manchester, Chelsea, PAOK. Batte Atletico Lecce Madrid. con Molti la Scavone. considerano una sorta di ripiego Per su quello Antonio che l'Italia è Romano. abituata a Simone giocare nella Palombi. Champions. Ma quando si arriva in finale non ci sono Scavone. storie, nessuno si fa Tumminello. perdere. Tra l'altro Romano. la vincitrice ha un posto Palombi. assicurato nella UEFA Champions League della stagione successiva ed è dunque uno stimolo in più. Tumminello. Ferma l'azione, La recupero il recupera pallone, mettendosi Maurizio. sulla traiettoria giusta. C'è Pasalakis. Crespo, il Pasalakis, spazza rinvio lungo del via. portiere. La recupera Mario Prezioso, la recupera Centro di Sergio Gallo, Oliveira. cede il La vantaggio. recupera Sembra la scelta giusta. Palombi. Fiamozzi. Fiamozzi. Romano.
Tuminello si gira. Parata. Calcio d'angolo. Batte Zanmayer. Cerca di testa. Antonio Marino ci arriva. Spazza via. Risolve lui. Antonio Romano. Maier. Fiamozzi. Tuminello. L'arbitro dice che si può giocare. Attenzione, fallo, punizione. Calcio di punizione per il PAOK. Batte Crespo. Varela. Maurizio la recupera. Tuminello. Scavone. Palombi. Romano, attenzione Antonio Romano. Inserimento per Calderoni. Buona per il Lecce. Calderoni. 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 Maier. Buona per Scavone. Lecce in vantaggio. Gol di Scavone. Lecce 1, PAOK 0. Gol di Scavone all'angolino. Lecce 1, PAOK 0. Lecce in vantaggio. Splendido gol il suo, con il pallone indirizzato sulla destra del portiere, che è finito in fondo alla rete. Manuel Scavone sblocca la partita. Lecce 1, PAOK 0. Sergio Rivera. Varela. Akpom. La recupera Simone Palombi. Scavone. Romano. Attenzione Antonio Romano. Corre palla al piede. Romano, attenzione. Romano si gira. La recupera Sergio Rivera. La recupera Mario Prezioso. Per Scavone. Palombi. Maier. Parata del portiere. La recupera Calderoni. Palombi. Tuminello. Ed è 2-0 Lecce. Lecce 2, PAOK 0. Raddoppia Tuminello. Continua così Lecce. Continua così. Lecce 2, PAOK 0. Supremazia finora sia nel gioco che nelle conclusioni, alla faccia di certi pronostici. Questo dimostra che a volte è meglio non partire favoriti. Marco Tuminello raddoppia il punteggio. Lecce 2, PAOK 0. Meno brutte figure. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. El Kadouri. Jaba. Provano a aprire la scatola. Akpom la recupera. Scavone la regala. Bisewar la legge bene, intercetta il pallone. Riccardi gioca con Marfella. Riccardi. Maier. Tuminello. Palombi. La regala Vierigna. E invece no, non la regala. Era solo un lancio lungo. Attenzione Palombi. Palombi. Spazza via il PAOK. Akpom. El Kadouri. Svanisce il contropiede. Jaba. Se ne può andare adesso. Jaba. Ha sciupato tutto la palla passi, fuori. Potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi. Marfella. Riccardi. Marfella. Nel calcio. Anche se onestamente Prezioso. Romano. Tuminello. Maier. Tuminello. Romano. Romano. Romano in posizione regolare. Romano. No, la perde. Buona per Palombi. Ancora per Romano. Attenzione, la perde. Sergio Rivera. Lancio lungo a trovare Jaba. Apre sulla fascia. Jaba, Jaba, Jaba. La recupera Riccardi. Scavone. Marfella. Prezioso. Maier. Romano. La recupera Sergio Rivera. Akpom. La recupera Calderoni. Riccardi. Marino. Maier. Romano. Antonio Romano, attenzione, tunnel per Palombi. Attenzione, Palombi per Romano. Cerca Tuminello, si fa avanti Scavone. Poi per Fiamozzi. Fiamozzi deve buttare un cross per Romano. Mamma mia, stava per segnare un gol fantastico Antonio Romano. Giovane in prestito dal Napoli. Ed è anche fuori gioco. Sarà calcio di punizione. Batte Pasalakis. Colpo di testa dell'ex Napoli El Kadouri. La recupera Palombi. Ci sono 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo. Maurizio fallo, punizione per il Lecce. Si riprenderà con un calcio di punizione.
Batte Scavone, cerca la porta, parata di Pasalakis. Matos. Maurizio, fine primo tempo. 5 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Allora, direi che le sostituzioni le possiamo fare anche nel corso della partita, quindi perché stanno ancora freschi. Andiamo. Comincia il secondo tempo. Si gioca ripresa della finale di Europa League che è cominciata. Primi minuti importanti per capire. Sostituzione PAOK, esce Akpom ed entra Zirinskyi. Maier. Tominello. Palombi. Scavone. Fiamozzi. Cerca Antonio Romano. C'è grande pressione su di lui. Varela. Romano. Pasalakis. Varela. La recupera Tominello. Scavone. Palombi. Cerca Tominello. La recupera Varela. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Prezioso. Maier. Tominello. Tominello, palo. Buona per Palombi. No, palla fuori. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Sostituzione PAOK. Esce El Kadouri ed entra Pelkas. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica, Il tentativo di riaprire la gara. Sostituzione Lecce. Esce Prezioso ed entra Arrigoni. Rimessa dal fondo. Pasalakis. Virigna. Colpo di testa. Romano. Fiamozzi. Maier. Tominello. Cerca Romano. 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 Romano si gira. Romano. Buona per Maier. Ed è 3-0 Lecce. Lecce 3, PAOK 0, gol di Zan Maier. Continua così Lecce. Continua così. Lecce 3, PAOK 0, gol di Zan Maier. Non so neanche dove trovino la voglia di continuare. Il divario tra le due compagini è impressionante. 3-0, Lecce 3, PAOK 0. Zivreschi. Jaba. La recupera Riccardi. Fallo, punizione. Rischia l'arbitro, punizione. Calcio di punizione per il Lecce. Batte Riccardi, cerca Arrigoni. Romano. La recupera Sergio Oliveira. Fiamozzi. Romano. Pelkas, la recupera Maier, la recupera Pelkas. Marino. Maier. Calderoni. Palombi. Calderoni. Romano. Parata del portiere. Colpo di testa. Sergio Oliveira. Romano. Romano. Scavone. Fiamozzi. Tocco impreciso, pallone. La recupera Virigna. La recupera Antonio Romano. Pallone Pelkas. Senza problemi qui. Sergio Oliveira. Manca ancora un quarto d'ora alla Crespo. Bisewar. La recupera Fiamozzi. La recupera Maurizio. La recupera Antonio Marino. Fiamozzi. Tominello. Cerca Palombi. 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 Che risponde qui senza grossi problemi. Pasalakis. Crespo. Jaba. Maurizio. La recupera Arrigoni. Virigna. Sergio Oliveira. Pelkas.
La recupera Fiamozzi, Scavone, Palombi. Buona per Antonio Romano. Antonio Romano la perde. Vierigna spazza via, colpo di testa. Arrigoni, Sergio Oliveira, Vierigna, Bisewar, Sergio Oliveira. Ha spazio per avanzare. Sergio Oliveira, si prepara Marfella. La recupera Arrigoni. La recupera Vierigna. Bisewar. Maurizio. La recupera Fiamozzi. Calderoni. Palombi. Ci sono 2 minuti di recupero. Scavone. 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 Fischio finale, il Lecce vince l'Europa League BKT 3-0 contro il PAOK e finalmente ritorniamo in calcio A. Sì ragazzi, sì, lo sapevo che il sogno si avverava, sì, festeggiate, ora dovete festeggiare ininterrottamente che questa vittoria ce la meritiamo. Mamma mia ragazzi, che partitone che abbiamo fatto. Che partitone! E finalmente si ritorna in calcio A. Guardate come festeggiano, guardate. Guardate come festeggiano. Guardate come festeggiano. Ecco qua i giocatori che salgono sul podio. Sale Arrigoni, sale Maier, sale Riccardi. Ecco la Prezioso che incita il pubblico. Guardate, guardate ragazzi. Queste sono immagini bellissime. Ce la meritiamo tantissimo questa vittoria. Ve lo giuro. Ciao Sabatino Argenzio. Ecco qua Marfella prende la coppa in mano e quindi siamo campioni dell'Europa League BKT. Alzala questa coppa Marfella, alzala. Mamma mia ragazzi, mamma mia, dalla C1 alla Serie A. Ce la meritiamo tantissimo questa coppa ragazzi. Guardate Marfella come festeggia. Guardate sotto al cielo del Villa Park. Ed ecco qua Marfella che va sotto la curva a far vedere la coppa. Esatto Salvatino Argenzio, campioni. Finalmente ritorniamo in calcio A. Guardate, guardate come festeggia. Guardate, guardate come festeggia Marfella. Guardate. I fuochi per il numero 10 che li sta guardando da lassù. È il momento della classe. Foto di gruppo con la squadra e soprattutto con la coppa. Soprattutto con la coppa. È il momento di sorridere alle tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Olè. Va bene ragazzi, spero che questa live sia piaciuta. Lasciate like e iscrivetevi al canale. Io risalgo finalmente in calcio A. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!